Padre Antonio Nuara è colui che, a proposito di spose, qualche anno fa finì sotto i riflettori dopo aver in più occasioni deplorato pubblicamente le donne che si presentavano all'altare per il loro matrimonio indossando abiti che, secondo il prelato, erano troppo scollati e di conseguenza sempre a suo dire inadatti ad un luogo sacro come la chiesa. Oggi il parroco della chiesa di San Pellegrino di Ribera raccoglie abiti da sposa usati da donare alle donne che non possono permettersi di comprarne uno nuovo. Andando già avevo fatto la campagna per gli abiti da sposa perché c'erano quelli che non piacevano, non erano adatte per le chiese. C'erano spose troppo scollate Sì, per un sì. luogo sacro come la Oggi chiesa. invece al contrario, sto chiedendo a tutte le spose gli abiti che hanno nei loro armadi, perché lasciandole negli armadi si consumano, invece potrebbero rivivere se le offrono a chi non si può permettere un abito da sposa. Un cambio di direzione, dunque, quello di padre Nuara, e questo anche se naturalmente continua a confidare al prelato che i vestiti nuziali che gli saranno donati siano poco succinte, dal suo punto di vista più adatte al sacramento religioso. In pochi giorni padre Nuara ha già ricevuto due donazioni, a raccolta finita, spedire gli abiti nuziali al monastero delle suore di Santa Rita d'Acascia. Quindi questi abiti, se ci sono delle signore che me le offrono, io li invierò tutti al monastero delle suore di Santa Rita a Cascia, perché loro hanno delle ragazze che poi anche fanno la dote, le sposano, oppure nelle missioni dove loro operano ci sono tante ragazze che non si possono permettere un abito da sposa. E quindi l'amore che hanno vissuto le spose nostre potrebbe rivivere in quell'amore, in quella gioia di queste spose che potranno indossare l'abito. Già ho ricevuto due abiti nell'arco di una settimana. Se gli abiti saranno abbondanti, e penso che saranno abbondanti, faremo un bel furgone, un pullman e gliele portiamo direttamente, perché dobbiamo fare del bene sempre a tutti.